Ciao ragazzi, sono tornato a fare un piccolo video in altri programmi secondo me interessanti su dei bellissimi libri che ho recuperato. E oggi veramente speciale questo video perché mi sono recuperato questa bellissima rivista che è Brutus Casa e questo numero è dedicato a Doraemon di Fujiko e Fujio, anzi è dedicato a Fujiko e Fujio. Ma soprattutto a Doraemon che è in copertina, questa bellissima copertina blu che tra poco vedrete un po' più nel dettaglio. E l'ho comprato da Amazon JP, che è Amazon giapponese. Com'è andata la spedizione? Piccola nota dolente, lo racconto tra poco alla fine del video. Benissimo, ecco come si presenta la rivista di Brutus Casa. Questa edizione speciale dedicata al meglio di Fujiko e Fujio, questa bellissima copertina patinata, brillantinosa con Doraemon lucido. Complimenti al grafico che l'ha fatta perché è davvero bella da vedere e da disporre sulla scaffale. E più avanti dentro vedremo che queste statuette affiancate a dei lavori di design sono proprio una collaborazione che hanno fatto per questa rivista, molto ben riuscita. E la pagina, qua ci sono una rivista di moda e di design, quindi ci sono vari articoli normali, ma ecco qua. Blu Doraemon, queste bellissime pagine iniziano qui. La qualità della carta è molto buona, è spessa, come si dice, non lucida. E qua ci sono i primi personaggi che non conosco tutti. Questo è un personaggio che insieme alla sua amica Scimmia sono dei supereroi e so che è uscito anche in Italia il cartone. Adattato in Italia, questa scimmietta, no? E qua ci sono i primi, queste belle statuette, queste belle foto. Peccato non averlo visto al fuorisalone, una cosa del genere. Questo è uno scorcio del museo dedicato a Fujiko e Fujio. C'è questa bella statua di Doraemon che passeggia e Nobita e il suo amico dinosauro. Bella foto poi. Ultimamente mi sto appassionando alla fotografia giapponese, riconosco proprio il loro gusto anche nella fotografia. Cerco di applicarlo, ma non ho ancora capito esattamente cosa rende una fotografia giapponese. Ed eccoci qua, queste sono una selezione di tavole originali che hanno fotografato e replicano non nella versione come su rivista o su libro, ma proprio con tutte le correzioni in bianco, i titoli, i dialoghi a macchina stampati e incollati sopra i dialoghi scritti a matita. Vediamo se mi posso avvicinare un po'. Pardon. Ecco qua. Interessante vedere questa replica di una tavola originale a fianco a quella che poi è stata la versione finale che ho in italiano sul volume 0 di Doraemon speciale per i suoi 50 anni. Dovrebbe essere da qualche parte, forse la prima. Ecco qua, sì, era questa. Questa è la versione stampata. Noi abbiamo soltanto, per fortuna, in questa pagina si è salvato tutto tranne l'onomatopea che è un urlo di Nobita, quindi è stato tradotto così. E
Mi incuriosisce, se qualcuno ne sa di più riguardo a questo, come mai ci sono tutte queste parti in matita azzurra che io pensavo, ok, le ha fatte per poi passare a un assistente per dire questa, metterci il retino qua, però non sono retinate nella versione definitiva su rivista. E anche Doraemon, che ha queste linee, non sono... forse non tutti sanno che le linee di Doraemon erano fatte inchiostrate a mano e non è un retino. Più avanti avrà un retino sotto questi disegni a mano. Vediamo se qua lo trovo. C'era la storia di Dorami, ecco. Qua si vede che c'è un retino anche sotto le linee, ma qui non c'era. E quindi a cosa servono queste linee, queste indicazioni di matita azzurra? Non si sa. Divagato abbastanza riguardo a questo argomento, andiamo avanti. E diamo un'occhiata a tutta questa bella rivista, velocemente perché io mi metto a parlare di queste cose, ma il video non può durare un'eternità, perché poi la gente si annoia e non lo guarda tutto. Questa è una bella tavola a colori. Purtroppo in questa raccolta la prima parte dedicata a Doraemon ha tutte le pagine in cui, a colori. Insomma, queste foto sono a colori, si vede la pagina originale che è ingiallita. E invece successivamente, per le altre storie di Fujiko e Fujio, stranamente hanno deciso di stampare una versione in scala di grigio. Sempre si vedono le correzioni, l'originale, insomma, si capisce che è originale, però strana scelta per una rivista del genere che credo potesse permettersi di farle tutte a colori. Questa tavola è bellissima. Questa è tratta da una storia lunga di Doraemon, che purtroppo in Italia non abbiamo nessuna storia lunga, soltanto qualche raccolta di storie brevi. Credo che sia legata sempre a quella foto che abbiamo visto prima di Doraemon sul dinosauro, che lui trova in un uovo nel presente, poi si schiude, poi va nel passato per farlo tornare a casa, ma ovviamente non tutto andrà liscio. Guarda come sono ingiallite bene, mi sono rovinate bene. Ci sta, anche se sono rovinate. Ecco un'altra pagina colori. Tutte queste credo proprio che siano disponibili da vedere al museo di Fujiko e Fujio in Giappone. C'è un museo con tante tavole originali, tante cose divertenti da fare, ma soprattutto tavole originali, bellissime queste che stanno volando sulle onomatopee. Ma come si divertono in modo sincero e fanciullesco. Questa è la chiave di Doraemon. Ancora qualche pagina di Doraemon. Ecco, questa tavola bellissima. Ah, questa è quella che ha dato la copertina, questo volume. È da una storia che poi hanno preso ispirazione per il film di Doraemon, Stand By Me in 3D. Per cui sembra che alla fine Doraemon abbandoni Nobita perché deve tornare nel futuro, che è il suo presente. Hanno anche preso per quel film vari capitoli, tra cui Nobita che va nel futuro e aiuta Shizuka adulta durante la tormenta di neve. Sono varie storie messe insieme. E c'è questa tavola bellissima in cui sembra che Nobita dorma a fianco di Doraemon per l'ultima volta. E come dicono in questa nota, la bellezza è che in due vignette di una pagina, molto semplicemente,
C'è questa scena commovente di Doraemon che piange sorridendo. E nella pagina dopo si è fatto giorno, Doraemon non c'è più, la stessa inquadratura, e si vede che la coperta di Nobita è stata tirata un po' su per riscaldarlo. Sicuramente sarà stato Doraemon che premurosamente l'ha coperto mentre dormiva prima di andarsene. E poi Doraemon riabbraccia la fine della storia Nobita e gli dice: non ci lasceremo mai più. Qua, come dicevo, inizia la parte dedicata dalle altre storie dell'autore. La parte di Doraemon è quella che ha preso più spazio, ovviamente, e non sono più proprio colori, ma sono in scala di grigio. Però comunque sì, la qualità della stampa è molto alta, si gode comunque di queste bellissime pagine, si vedono le correzioni in bianco, si vede tutto, solo che stranamente, strana scelta, secondo me, non si vedono, non sono a colori, ecco. Questo è il fantasma Kyutaro, se non sbaglio, e credo che anche lui sia arrivato in Italia. Che è stato poi copiato in parodizzato, anzi, in Gintama. Non lo sapevi, Thomas? Adesso lo sai. E questo è un altro amico supereroe, di cui non ricordo il nome, che anche lui, dicevo, è arrivato in Italia e poi si è dimenticato perché sono cartoni vecchi. Ecco qua, mi piace molto questa paginona. Ops, ecco qua. Andiamo un po' avanti. E lei mi sta molto simpatica, è tipo un esper che ha dei poteri da telecinesi e altri. Ci sono delle scansioni online di questi, ma sono di qualità un po' bassa. Però vale la pena, se siete fan, provare a recuperarli, secondo me. Queste sono parti storie di fantascienza che ha fatto lui, e queste sono episodi conclusivi, sempre di SF, in verità non so se è sempre science fiction per gli editori giapponesi. Questa qua l'ho vista sul sito dell'autore del museo, che durante la quarantena metteva tanti fumetti online per leggerli e stare a casa, e c'era la pagina a colore di questo che ammazza gli zombie. Per cui non solo Doraemon, ma anche sangue, violenza e altro. Ovviamente l'avrà fatto in riviste diverse, l'autore. Bellissima questa doppia pagina di Gulliver, presumo. Questo coniglione inquietante non ho ben presente da dove arrivi, però mi sta simpatico. Questo robottone invece è molto bello, che vola in città. Bottone che pianta gli alberi? Chi lo sa. Bella questa, deve essere interessante. Sembra una storia interessante. L'arca è piena. Aspetta che lo zoom del mio telefono. Ecco qua. L'arca è piena. L'arca di Noè. Ai tempi nostri, e non c'è spazio per questa famiglia? Questo suggerisce. Titolo, bellissima questa pagina. Questo carcerato illuminato dal sole. C'era un'altra, ecco. Questa è la pagina finale. Mi sembra di aver letto questa storia. Qui ci sono i personaggi, ma sono quasi nascosti dentro questa giungla post-apocalittica. Ecco
In stile io sono leggenda, eccetera. Ah, questa è l'ultima. L'ero persa perché giravo sempre questa dolce vignetta. Così si conclude lo spazio dedicato a Fujiko e Fujo. La rivista poi continua con diverse pagine di articoli normali. Interessante questo museo d'arte. Brutus Casa, la prima rivista che compro dal Giappone, poi racconterò tra poco com'è andata la spedizione, c'è stato qualche problema, poi risolto in modo splendido da Amazon. E questo era il libro. Come dicevo, la spedizione è stata un po' traumatica e praticamente mi è stato inviato in una busta di cartone, sì, però molto leggero, praticamente di carta semplice. E già la busta era rovinata. Quando l'ho aperto ho notato che era un po' rovinata da questa parte, un po' queste pagine qui, anche per colpa della originale provata di realizzare la copertina più corta delle pagine della rivista. Tra l'altro è proprio, non so se si nota, ma tutta la rivista è un po' stampata così, un po' rilegata. Non so se, visto l'importanza della rivista in Giappone, una scelta ponderata, però bizzarra. Non so perché abbiano fatto la copertina più corta, forse per la natura di questa letta, per farla chiudere così. Sicuramente non è pensata per viaggiare dal Giappone all'Italia in una busta molto leggera, per cui si è un po' rovinata. E mi è arrivata quindi non come nuova. E io ho pagato 23 € se non sbaglio questa rivista, che costa 1.080 yen. Quindi praticamente ho pagato il triplo per colpa della spedizione. E cosa ho fatto? Cosa è successo? Ho fatto un post su Twitter appena mi è arrivata, non direttamente ad Amazon, in cui comunque ero contento di aver ricevuto questa bellissima rivista. E dicevo: ah, caspita, peccato che Amazon mi abbia fatto questa spedizione un po' così. E si sia rovinata. Mi contatta Amazon, mi risponde al tweet direttamente, senza che io l'abbia, come si dice, beh, senza che abbia messo at Amazon, assistenza Amazon nel messaggio, e mi dicono qualche messaggio che si conclude con, dopo qualche scambio di messaggi, di contattare direttamente dal sito Amazon GP, l'assistenza. Insomma, in breve, dopo averlo contattato, gentilmente mi hanno rimborsato completamente l'acquisto di questa rivista. Mi hanno detto che per questo momento, per questa volta, potevo tenerla perché io non l'ho fatto con l'intenzione di rubare dei soldi. Semplicemente ho fatto presente questa cosa e volevo vedere cosa succedeva. Ed è successo che mi hanno rimborsato completamente. Hanno fatto vedere prima questa pagina bellissima di Doraemon Sketchup. Mi hanno rimborsato, ho tenuto la rivista, per cui era già successa una cosa del genere. Complimenti, grazie mille ad Amazon per il servizio. In tutto il mondo sono sempre il loro servizio magnifico. Mi raccomando, trattate meglio i vostri dipendenti perché sono così bravi che se lo meritano, così Amazon diventerà il meglio del meglio. Ho parlato abbastanza e grazie mille per essere passati di qui, per aver visto insieme a me questa rivista. E visto che è molto particolare, non ho visto nessun altro fare uno sfogliamento della rivista su YouTube. Se volete vedere qualcosa di più, magari una foto che viene meglio di un video tratto
quest'ora con la luce del mio appartamento, fatemi sapere.